La Fondazione Stellina inaugura oggi una bellissima mostra dedicata alle opere della tessitura. È Canclini che organizza questa bellissima occasione di incontro tra il mondo dell'impresa, il mondo dell'arte, il mondo dell'artigianato. Oggi possiamo veramente trovare ogni parte del mondo in queste sale e vedere l'intenso lavoro, soprattutto femminile, che si porta appresso. La nostra azienda è un'azienda familiare, è stata fondata da mio nonno circa 90 anni fa. Quando sono entrato io in azienda ho trovato una bellissima raccolta di libri antichi tessili. Questi libri sono stati acquisiti da mio padre e da mio zio. Sono libri che sono tuttora utilizzati dagli stilisti quando vengono da noi in azienda per ispirarsi per le loro collezioni. Viaggiando molto per lavoro, viaggiando in vari paesi, spesso trovavo dei tessuti antichi e così ho iniziato pian piano a collezionarli, a ricercarli. Per la parte contemporanea devo questa passione a mia moglie Nathalie, che mi ha permesso di conoscere artisti che usavano la materia. Questi artisti sono venuti da noi in azienda e ho commissionato loro l'opera. Poi, conoscendo Chiara Gatti e Alessandra Klinciuk, che hanno deciso di organizzare questa mostra, loro hanno combinato il contemporaneo con l'antico. Per questa mostra è necessario seguire un filo, il filo rosso di un racconto, ma anche il filo che cuce e ricuce una storia attraverso secoli e anche geografie diverse. Esiste un gioco di rimandi continuo all'interno della mostra che porta a rintracciare fra passato e presente una serie di similitudini, un sentimento condiviso fra autori contemporanei e artigiani del passato. Ci sono per esempio le famose letterine di Boetti che fece cucire, ricamare dalla sua factory afghana vicino a dei copricapi tipici del Turkistan ricamati con la stessa identica tecnica. Ci sono gli abiti dei pastori bakhtiari dell'Ottocento che hanno un gioco ritmico di bianchi e neri che ritorna nei tessuti di autori optical degli anni 70 e 80. Esiste poi anche il tessuto come oggetto tessuto, per esempio l'opera di Piccari che ha impastato camicie bianche da businessman creando una sorta di scultura a parete tridimensionale fatta appunto di colletti bianchi. Però ci sono anche dei grandi classici dell'arte tessile, basti pensare a Maria Lai, di cui compaiono due bellissimi telai a muro, e proprio a Maria Lai dobbiamo il titolo della mostra, Essere e Tessere, legato a un suo progetto degli anni 90.